Salve a tutti ragazzi, bentornati. Oggi voglio farvi vedere tre semplicissime idee regalo, o meglio tre semplicissimi metodi per impacchettare i vostri libri, quelli appunto che volete regalare ai vostri amici o ai vostri cari. Il primo che vi faccio vedere è il più semplice di tutti. Vi basterà avere una busta regalo che sia abbastanza più lunga del libro che volete impacchettare. Il libro che volete regalare, in questo caso ho scelto La mattina del 25 dicembre, un libro bellissimo, un giallo, e una semplicissima spillatrice. Dovete quindi semplicemente inserire il libro all'interno del sacchetto regalo. E come ho detto, mi raccomando, guardate bene che avanzi dello spazio sopra il libro, quindi ci siano all'incirca 15-20 cm di spazio. E poi cominciate a piegare la busta sulla vetta, ecco, prima in un verso e poi in un altro. Non è semplice spiegarlo a parole, comunque vi basterà guardare il video per capire. E continuiamo fino a che non saremo arrivati al limite del libro. Prima per un verso, poi giriamo tutto il pacchetto e pieghiamo dall'altro verso. Una volta raggiunto il limite, dovremo semplicemente tenere con le dita la parte centrale e poi dare due bei colpetti con la spillatrice. Questo pacchetto è veramente semplice, però secondo me anche molto d'effetto. Potrete anche aggiungere un fiocchetto se volete, ma è veramente decorativa questa piccola piegatura, arricciatura, insomma, all'inizio del libro. Per il secondo pacchetto regalo invece avrete bisogno di una semplicissima carta da regalo, un rotolino di tulle, e io ho scelto questa piccola decorazione d'alberello specchiate. Comunque potrete scegliere anche un fiocco, un adesivo o qualunque cosa. Mi sono dimenticata di inserire anche la spillatrice e lo scotch. Per prima cosa vi basterà impacchettare il libro nella maniera più classica, quindi impacchettate il vostro pacchetto semplicemente con carta e scotch. Qualunque cartoleria, e ne tagliate un pezzo più o meno lungo, insomma, in base a quello che dovete fare. Adesso vi faccio vedere. Lo inserite sotto al pacchetto e poi lo annodate sul davanti con un doppio nodo, e in modo che, insomma, appunto venga sulla parte alta del libro, e poi allargate con le mani il tulle nella parte alta e nella parte bassa. Infine piegate i due lembi in modo che formino un fiocco e li fissate con due punti di spillatrice, comunque come vi faccio vedere. Per coprire il punto della spillatrice ho poi messo questo alberello specchiato, ma voi potete mettere un fiocco o un adesivo qualsiasi. L'effetto finale secondo me è veramente carino. Pacchetto regalo che vi propongo, avrete bisogno del libro da incartare, di un paio di forbici, della carta da regalo, di un nastro, mi raccomando che sia di tessuto, lo scotch e poi un cartellino che io ho semplicemente stampato da internet, dove potrete inserire il vostro messaggio o il nome della persona alla quale il pacchetto è destinato. Mi sono anche in questo caso dimenticata di inserire la spillatrice, come sempre. Anche in questo caso impacchettiamo il libro nella maniera classica. L'unica cosa importante è lasciare sulla parte alta un po' più di spazio rispetto alla parte bassa, come vi faccio vedere.
pacchetto abbia la carta un po' più lunga, perché quel lato deve appunto essere un po' più resistente. Tagliamo poi il nostro nastro, troviamo la metà e, come vi faccio vedere nel video, la incastriamo sotto la carta, che poi verrà ripiegata. Ovviamente io l'avevo fatto anche un po' troppo lungo, poi l'ho accorciato. Comunque, come vedete, alla fine deve essere abbastanza resistente per poter tenere questo nastro, che ovviamente servirà ad appendere, tra virgolette, comunque lo vedrete alla fine. Poi fissiamo i due lembi del nastro con la spillatrice e li uniamo all'inizio, in modo che formino un anello intorno al nostro pacchetto regalo. Tagliamo poi la nostra stampa, che deve essere chiaramente con una parte bianca per poter scrivere il messaggio, la dedica, gli auguri alla persona alla quale vogliamo regalare il libro, e la attacchiamo sul pacchetto con del semplice scotch e poi scriviamo il nostro messaggio. Sarà quindi una tracolla per il nostro libro, come se fosse una piccola borsetta di carta che contiene il regalo. Spero che questi tre semplicissimi metodi per impacchettare i vostri libri vi siano piaciuti e vi abbiano in qualche modo ispirata. È la prima volta che faccio questo genere di video, quindi spero davvero che vi sia piaciuto, e vi ricordo che noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!